Ciao, sono la dottoressa Maria Concetta Paolucci. Se stai affrontando il periodo della menopausa, oggi ti sarò d'aiuto con dei consigli alimentari che vadano a migliorare i tuoi sintomi. Sappiamo tutti che i sintomi principali della menopausa sono le vampate, le caldane, l'ipertensione, risvegli notturni, anche insonnia notturna. Ci può essere un'alterazione del livello di colesterolo nel sangue e altri sintomi quali irritabilità, aumento proprio del peso e anche naturalmente la secchezza vaginale. Questi sintomi sono causati principalmente da un'alterazione ormonale. Che cosa succede a livello concreto? Praticamente il livello degli estrogeni, che sono gli ormoni femminili che produciamo noi donne, con la menopausa si vanno a ridurre. Che cosa dobbiamo fare per migliorare il nostro stile di vita a favore di una vita normale? Allora, innanzitutto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha consigliato di modificare il nostro stile di vita, soprattutto a livello alimentare, perché molto fa l'alimentazione. Quindi è vero che esistono degli integratori per limitare questi sintomi, ma se partiamo dall'inizio, quindi da ciò di cui ci alimentiamo ogni giorno, sicuramente risponderemo meglio. Allora, innanzitutto dobbiamo prediligere gli alimenti che sono molto simili, quindi imitano l'azione degli estrogeni, che sono i fitoestrogeni. Questi alimenti che contengono questi fitoestrogeni sono essenzialmente legumi, quindi lenticchie, fave, piselli, ceci e fagioli, ma anche la soia. Un'altra sostanza che contiene fitoestrogeni è il resveratrolo, che troviamo nel vino rosso, quindi ci aiuta molto bere un bicchiere di vino rosso a tavola tutti i giorni. Inoltre ti consiglio anche di fare attività fisica, perché questo aiuta molto a limitare le vampate. Quindi ti consiglio di fare una camminata, una passeggiata, un po' di bicicletta al giorno, o sicuramente ti aiuterà sia a livello del metabolismo e sia a livello di dislipidemie, quindi del livello di colesterolo e dell'ipertensione, ma anche a livello di vampate e insonnia. Inoltre ti lascio un altro consiglio, che è quello di limitare quelle che sono le sostanze vasocostrittrici, come il fumo, l'alcol, spezie piccanti, e prediligere invece quelle che sono le tisane, come il tiglio, la camomilla e la calendula. Per qualsiasi dubbio sono a tua disposizione, e se ti fa piacere puoi lasciarmi un commento. Grazie e a presto.